Buongiorno ragazzi e bentornati su As Game Revolution. Io sono Shaka e oggi continueremo la nostra avventura su Hogwarts Legacy. Allora, quello che ci aspetta oggi è principalmente quello di combattere il guardiano del pensatoio, vedere che cosa succede una volta combattuto il guardiano del pensatoio, se ancora la prova continua. Ma io credo che siamo arrivati in questo caso alla conclusione della prima delle quattro prove, appunto, che il Percy Van Rackham e tutti gli altri professori, ex professori, preside di Hogwarts che del passato, insomma, ci hanno messo davanti, e vedere insomma che cosa ci sbloccherà di nuovo all'interno proprio dell'avventura. Io sono veramente curioso, soprattutto sono curioso di prendere altri incantesimi, anche se ormai ce ne mancano pochi. Ma stavo riflettendo anche su una cosa in particolare. Prenderemo l'Avada Kedavra? Probabilmente sì, però per farlo dobbiamo seguire le quest. Sicuramente dobbiamo trovare qual è la quest che ci sblocca anche l'Avada Kedavra, e soprattutto trovare anche qual è la quest che ci sblocca il contenuto esclusivo per PS5, perché sono assolutamente curioso di provare anche quello. Non vedo l'ora di trovare quella quest esclusiva, avere quel negozio e vedere un po' di che cosa si tratta. Perciò ragazzi, bando alle ciance, mettiamoci schermo intero. Vediamo un po', mi sa che per curiosità, io lo faccio sempre perché ogni tanto all'apertura è un po' in ritardo la cosa. Eccoci qua. Allora, dobbiamo sconfiggere il guardiano. Vediamo un po' di capire soprattutto come si distrugge quella cavolo di bolla. È quella che... quella sorta di sfera che non capisco come... non capivo come sconfiggerla. Andiamo un pochino, ma soprattutto dobbiamo riaffrontare questi i nostri amichetti. Questa storia non mi piace. La miseria, già iniziamo, La miseria. Miseria, sono finito fuori da... Ma no! Sono finito fuori, mi hanno buttato fuori! Allora, riproviamo. Mi hanno proprio letteralmente buttato fuori dalla mappa. Ma no! Allora... Sto soffrendo tanto perché voglio tenermi soprattutto le cariche della cosa per il boss. Defido. Expelliarmus. La miseria. Allora, vediamo un po'. Mi dimentico sempre. Questi qua, i piccolini, li devo ammazzare subito. Ah, ma stavo morendo? Ok. Confringo. Expelliarmus. Allora, ok, adesso sono rimasti solo loro. Arresto un momento.
Levioso, Defurso, Incendio. Protetto. Oh, Vake, sei a casa stamattina? Levioso. Aspetta che non... Aspetta che devo cercare di... Incendio, ripeto. Expelliamo. Ho già tempo di una pausina. Dipingo. Confringo. Arresto momentum. Arresto momentum. Che miseria. Dipingo. Ok. Expelliarmus. Ok, finalmente. Adesso dobbiamo sconfiggere il guardiano. Difendo. Arresto un momento. Ah! Quindi devo... Quindi devo far... Confringo. Capito, quindi devo usare un incantesimo del colore corrispondente. Confringo. Ok, ce la possiamo fare. Arresto un momento. Confringo. Cavolo. Porca miseria! Dipingo! Confringo! Accio! Ok, funziona come le cose... Espelliamo! Defulso! Cavolo! Funziona come gli scudi del... Glass. Ok. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Che miseria, che è impegnato questo combattimento. Confringo. Expelliarmus. Dipingo. Arresto momentum. Arresto momentum e gli fa un sacco. Oggi smart. Arresto. Assolutamente sì. Smart working. Che bello. Confringo. Mi sono qui per te. Difendo. Protego. Stupidito. Mamma mia, che combattimento. Confringo. Bellissimo. Expelliarmus. Arresto momentum. Oggi sono concentratissimo. Ce l'abbiamo fatta. Bel modo di iniziare la giornata, ragazzi. Oggi è stato veramente... Che combattimento. Che sollievo. Non li facevo un cazzo. Non li facevo niente. Vediamo un po'. Okay. Mamma mia, che combattimento che è stato. Ho riflettuto perché ho pensato una sfera gialla. Ma che cazzo? Una sfera gialla che poteva essere. Allora mi è venuta l'intuizione e ho pensato, ma magari poteva essere come gli scudi dei nemici che incontriamo durante l'avventura. Quindi erano semplicemente
come gli scudi, per esempio, blu, usavamo gli incantesimi energetici, quelli altri gialli usavamo tipo Leviosa, queste cose qua. Ho pensato, infatti, ma dove cazzo siamo? Non siamo nella camera dei segreti. Un altro pensatoio. Scusate, prima il loot. Cosa ci dirà? Lo pensato io. Tutta la vita pizza sushi. Mamma mia, c'ho voglia di pizza adesso. E loot, esattamente. Ok, quindi il Percy Van Ragam stava insegnando a quella bambina, che poi è stata messa al quinto anno, a utilizzare la magia antica. La tua capacità di trasfigurare il mondo intorno a te è davvero notevole. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando. Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Fratello che abbiamo visto che purtroppo era zoppicante. Chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità, ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. Ma a lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare? Fai già così tanto per tuo padre. Non è abbastanza. Io voglio che smetta di soffrire. Capisco la tentazione di usare questo potere per trasfigurare altro, e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente. Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore. Ho come la sensazione che lei sarà il villain. Sarà il villain. Ha proprio la faccia da villain. Però capisco. Emotional damage. Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganac. Felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Professoressa. Ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood. È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, guarda Isidora, un po', e parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Sarebbe un vero piacere, informeremo gli altri. Perché mi sa tanto di... A stasera. Di cena col delitto, dove loro sono il delitto. Però hanno antenato il cuore di pietra? Sì, può essere, sì. Un altro ricordo. Ora devo trovare la via d'uscita. Potrebbe essere qualunque cosa. Deve essere la via per tornare alla sala delle mappe. Potrebbe essere qualunque cosa, ma soprattutto, secondo me, lei, purtroppo, ho come la sensazione che abbia preso la direzione verso le arti oscure. Ho come questa sensazione... Proprio, I feel it in my guts. Sala delle mappe. Non so che di camera dei segreti. Sì, è forse anche questa un po' la sensazione che volevano darti. Che figa la sala delle mappe. In my guts. Chi abbiamo qui? Studio a Hogwarts. Denercast. E questo è il professor Fig. Professor Charles Rookwood, al vostro servizio. Qualcuno ha completato la prima prova. Ma più che altro voglio vedere, sapere se lui è il Rookwood. Antenato di Rookwood, quello stronzo che mi sta dando la caccia.
L'ho già vista. L'ho già vista nel pensatoio, alla Gringot, con il professor Rackham. Esatto. Quindi hai trovato la passaporta per la camera blindata del professor Rackham e decifrato la mappa del medaglione che fluttuava sopra quel pensatoio? Sì. E ho trovato una cosa sopra l'ultimo pensatoio, anche se non so di che si tratti. Ah, certo. Troverai un manufatto simile in ciascuna prova. È importante che tu li tenga al sicuro. Ti serviranno per completare il percorso sul quale ti abbiamo instradato. Quando li avrai trovati tutti, ti diremo come utilizzarli. Bene. È in grado di dirmi qualcosa sulla prossima prova? Prima che tu proceda, vorrei parlare con Charles di questo urgente problema dei goblin. I goblin? Lo studente ha trovato delle tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. Insieme al suo mentore, il professor Fig, non solo ha visto dei goblin in agguato fuori dalla torre di San Bacar, ma ne ha anche incontrato uno molto potente nella mia camera blindata alla Gringot. Temo sia preferibile sospendere le prove finché non ne sappiamo di più. Ho come ci una, rimettiamo una sensazione, alle sue decisioni, ovviamente. Ho un'intuizione dal punto di vista... Allora, un attimo, come loro professore. Hanno, si chiama Luca, hanno... Crede che... Che ci sia un legame con Victor? Forse, ma non possiamo essere certi. Come loro hanno sviluppato la storia. Per ora, dimmi cosa hai visto nel pensatoio. Prima che la strega dell'ultimo pensatoio, Isidora, diventasse insegnante a Hogwarts, litigò con il professor Rackham sull'uso della magia per rimuovere il dolore. Speriamo che il prossimo pensatoio ci dia maggiori informazioni. Ora dobbiamo capire cosa sa Ranrock. Sarò sincero, non so proprio da dove cominciare. In realtà, io un'idea ce l'avrei. Una volta ho visto Sirona ai Tre Manici di Scopa parlare con un goblin. Sembravano in buoni rapporti. Ma noi abbiamo anche un goblin con cui siamo in buoni rapporti. Riscoprirai qualcosa, però non trascurare... Lo studio, certo, signore. Allora, stavo pensando, ragazzi, quello che intendevo dire era... Ho come la sensazione che questo gioco sia stato creato un pochino per farti sentire come se tu stessi, in un certo senso, vivendo la storia di Harry Potter, o meglio, non con gli Horcrux, eccetera, eccetera, vabbè che il mondo magico, eccetera, eccetera. Quello che intendo dire è, pure la questione dei pensatoi, che loro ti indirizzano verso una strada nei pensatoi, un po' come nel sesto libro avviene... Tra Silente e Harry Potter, il fatto che lui deve apprendere tutta la storia, seguire la storia attraverso i pensatoi, attraverso i ricordi, eccetera, eccetera. Questo viaggio nei ricordi di quello che ha fatto Voldemort, il perché Voldemort è arrivato a fare determinate azioni. Penso che abbiano deciso di sviluppare la storia un po' in questo modo, nel senso. Sì, tu vai a scuola, fai le lezioni, eccetera, eccetera. Poi sì, ci sono anche i goblin, quella è un'altra cosa. Però c'è un po' questa componente chiaramente ispirata proprio alla stessa storia di Harry Potter, alla storia stessa. Insomma, quindi vedremo un po' come si sviluppa adesso. Sono proprio curioso. Mi hanno messo una grande curiosità addosso. Parla con Charles Lockwood, ok? Professore? Hai mai incontrato tracce di magia che sembrano arricciarsi, a parte quelle sul nostro cammino? Non credo. Cosa sono? La testimonianza dei nostri vecchi tentativi di manipolare il potere della magia antica. Okay. Se non sbaglio, e non capita mai, dovresti essere in grado di utilizzarle per accrescere la tua magia. Credo di aver capito. Grazie, quale signore. Intende. Allora le cercherò. I pilastri che abbiamo trovato la scorsa volta per incrementare la magia antica. Oh, credo sia cambiata la stagione. Penso che sia arrivato l'autunno. Siamo quindi nel periodo di Halloween. Mi chiedevo quando sarebbe successo. Allora, vediamo un po'. Prima della ricerca dell'ultimo custode.
alla ricerca dell'ultimo custode. Esatto, Doom is coming. Allora, sicuramente ci saranno altre missioni. Mamma mia, le musiche sono stupende. Dovrei andare. Ho grandi notizie per te. Il potenziamento per la scuola. Oh, finalmente. Ciao, Dix. Ok. Spero che mi raggiungerai al più presto. Devo parlarti di una questione urgente e strettamente confidenziale che potrebbe essere di beneficio a entrambi. Allora, abbiamo delle missioni. Allora, trova il goblin di nome Lodgood, frequenta lezioni di animali, scopri cosa vuole Gladwin Moon. Stai di Hogwarts, desidera parlarmi di qualcosa. Devi trovarlo vicino alla alla sala di accoglienza. Alomora. Poi incarico della professoressa Onai. Descendo, raccogli le caccole di troll. Che schifo. Quindi dovrò trovare e sconfiggere un troll per portare a termine l'incarico. Non mi aiuterà in questo incarico, la mappa potrebbe rivelarsi utile. Spazzando via la competizione. Acquista la miglioria per la scopa da Albi. Allora, iniziamo con la miglioria della scopa. Devo trovare le caccole di troll, che schifo. Per favore, completa gli incarichi che ho preparato per te e poi raggiungimi dopo lezione. L'incantesimo descendo, utile per tirare gli oggetti a terra. Allora, è il contrario di Levioso. Oddio, mi fa senso però le caccole di troll. Abbiamo un sacco di cose da fare, ma soprattutto un sacco di quest secondarie, secondo me. Ah no, questo è un altro dormitorio, dobbiamo salire sopra. Io voglio imparare assolutamente Alomora, raga. Che Alomora. Allora, infatti, quello che faremo adesso sarà, ragazzi. Allora, prima cosa sarà fare l'incarico della. No, spazzando via la competizione. Questo così otteniamo la miglioria per la scopa. Poi vorrei frequentare la lezione del custode, perché così impariamo Alomora. E poi vediamo un po' da lì che cosa. Come muoverci. Ma che ti è passato per la testa? Non so se ci sta qualcuno che mi può dare una missione. No, non mi danno niente di nuovo, ok. Il vino dei monaci non è un granché, ma in mancanza d'altro me lo faccio meglio. Che bella sensazione essere qui. Revelio. Cos'è qua? Ma soprattutto come cazzo ci si arriva? Mi sa che devo scendere. Mi sa che quella ci si arriva tramite Alomora. Allora, passaggio della strega. No. Qual è questo? No, non adesso. Prima voglio andare a Hogsmeade. E voglio andarci volando. No, ma che sti cazzi, andiamoci con la mappa. Col teletrasporto. Mappa di Hogsmeade. Sto pensando di cambiarmi capigliatura. Vedere se. Esiste un posto più accogliente di. Vedere se magari, visto che è passato il tempo, il mio personaggio si è tagliato i capelli. Non lo so. Forse verso la fine ci taglieremo i capelli. Felice di rivederti. Posso darti il potenziamento per la scopa a un prezzo speciale. Apprezzo molto. Messo in piedi con Halloween. Non lo so. Infatti, sono molto curioso.
Mortacci tua, la faccia che t'ho aiutato per darti una mano per creare queste migliorie della scopa. Me la fai pure pagare, mortacci tua. Io voglio farsi, voglio sbloccare. Sì, infatti. Come andiamo a vedere allora? Spero di rivederti ancora. Ok, acquistiamo la miglioria della scopa. Sarai entusiasta di quella scopa, te lo garantisco. Scopa della casa. Quell'oggetto è di altissima qualità. No, la scopa, scopa mi piace quello che c'hai adesso. Ma come la metto? Grazie per la tua visita. Sai? Mezza Hogsmeade è già passata al negozio per chiedermi del potenziamento per la scopa. Davvero? Senza i dati che mi hai fornito, il lavoro avrebbe richiesto il per doppio. Per questo del te l'ho tempo. Fatto pagare così tanto. Grazie di nuovo. Mortacci potrebbe tua. Sembrare ambizioso, ma ho già iniziato a lavorare a un altro potenziamento. Okay. Più difficile da perfezionare stavolta. Mi chiedevo, ti andrebbe di collaborare di nuovo? C'è un altro tracciato vicino ad Irondale in cui la signorina Reis ha già stabilito il suo record. Se potessi collaudare lì questo potenziamento, mi sarebbe di grande aiuto per sviluppare il prossimo. Dimmi che ci penserai. Non sono così tanto da babbano, infatti, anche a me mi ha dato molto senso. Proverò ad aiutarla, signora Wix. Vuole davvero superare se stesso, eh? Se posso, la aiuterò volentieri. Grazie. I recenti successi non sono che l'inizio. Posso fare molto di più per migliorare l'esperienza di volo. Allora, andiamo al parrucchiere. Equipaggiamento. Ah, è già automatica questa cosa. Perfetto. Voglio andare al parrucchiere a tagliarmi i capelli. Si va alle corse allora. Così voglio umiliare quella serpe verde. Sono proprio un cazzo di Grifondoro. Ah, mo voglio vedere che cosa c'ha lui magari in vendita. Vabbè, vuoi cambiare stile? Guarda pure un bel taglio corto, sì, ci starebbe effettivamente. 72. Direi che ti sta a pennello. Di difesa, vediamo un po'. Attacco 73, attacco 72. Confronta. Attacco 36. Beh, forse è il caso di comprarlo. Questo costa solo 500. Beh. Nessun cliente esce da Stracci & Sons deluso. Si chiama è davvero. Io adoro il fatto che si chiama Stracci & Sons. 64. 63. Costa sempre 500. Per ora. Teniamoci solo uno. Mi sembri una persona di buon gusto. Perché altrimenti non riesco a comprarmi un cazzo. Ah, 132, 168. Direi che è il caso di farlo. Ovviamente ci togliamo la pelliccia perché non si va a vedere. Vediamo un po' delle collezioni che cosa abbiamo. No, l'armatura assolutamente no. No, mi piaceva quello che c'avevo prima. Devo essere sincero, per ora non ho trovato nessuno che mi ha convinto. Mi ha convinto più di tanto. Questo mi piace. Vendiamo ovviamente che abbiamo questo da vendere. Vendo pure questo alla fine. Grazie. Nessuna caratteristica applicata. Questo pure lo vendo. Mi sembra. Adesso vediamo un pochino. Grazie. Vediamo un po' l'equipaggiamento che abbiamo con tipo i guanti.
Ecco, per ora vedi, guanti, questo non c'aveva nessuna caratteristica. Equipaggia. Modifica aspetto. Vediamo un po'. Sì, ci sta anche questa qua. O no? No. Voglio mettermi qualcosa... voglio tenermi questo qua del coso oscuro. Aspetta, però di questo non mi convince tanto questo qua. Mi sa che io mi ricordo che il mio fosse più lungo. Sulle maniche. Forse mi sbaglio io. Un po' di fashion ci sta, ragazzi. Bello pure questo. Molto bello. No, vabbè, teniamoci questo, va. Per ora, finché non troviamo qualcosa di molto più figo, teniamoci questo. A trovarmi quando sarai nei paraggi. Adesso andiamo a farci i capelli. Aspetta di vedere dentro. Dovrebbe essere da qualche parte, da questi pizzi. Mi sa che è questa qua. Sì, è questa qua. Ah, un bel taglio corto, Vuoi che ti acconci oggi? Vediamo. Buongiorno. Oh, entra pure. Benvenuto nel riccio di Madame Snelling. Snelling. Di certo non serve che mi presenti. Un tempo mi chiamavano Snelly. Oh, Snelly, perché non studi per diventare Auror? Ah, ma gliel'ho fatta vedere io. Ora loro sono al ministero a fare la muffa, mentre la mia attività prospera come non mai. Ah, ma guardati. No, mi piace che mi hanno dato una sorta di background. Capisco perché anche hai deciso di venirmi a trovare. Alla parrucchiera. Hai voglia di cambiamento, eh? Cambiamento, perché no? Perché no? Un cambiamento di che tipo? Anche il look consunto e cadaverico tipico dei babbani sembra andare di moda. Sunto e cadaverico. Tuttavia, non troverai veleni qui. A che serve l'ipoclorito di calcio o l'ammoniaca quando hai la magia? Giustamente. Prego, scegli pure con calma il tuo nuovo look. A proposito, se vuoi puoi cambiare anche i capelli. Quale servizi Quali offre? Quali servizi offre? Ah, quindi è proprio il remover... Cosa potrebbe interessarti? Ok. È proprio una... rimodello totale. Allora, partiamo da qua. Dai capelli. No. 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 Questo sembra tipo J-pop, un'altra po'. Questi sono i capelli di coso. Questo non mi dispiace. Io voglio un capelli con con le rasature ai lati. Pure questo non mi dispiace, però un po' più di capelli voglio. Ma questo non mi dispiace, ci sta bene però. Il primo in alto a sinistra, sembra interessante. Il primo proprio primo? Sì, il primo ci sta bene. Infatti teniamolo in considerazione. Vediamo un po' che altro ci sta. Allora, questi sono tutti i capelli femminili. Però anche questo ci sta bene. Deciso con i capelli legati dietro. Anche questo, anche questo qua non sta. No, questo. Questo non sta, non gli sta male. Vediamo un po'. No. Questi sono i nostri. Devo decidere se questo oppure questo qua.
Ah, mi sa che probabilmente prenderò questo qua. Perché ci sta, se tagliati i capelli, proprio se li accorciati tutti. Ok, l'aspetto questo lo teniamo. Però vorrei cambiare un pochino il colore degli occhi. Vorrei mettere qualcosa di molto più luminoso. Perché per l'idea del... si è... La magia, capito? La magia oscura. No, la magia oscura. La magia... antica li ha influenzato. L'ha influenzato. Però non ci sono colori molto, molto... chiari. A parte che non è che si vede tanto bene, avrebbero dovuto mettere una palette, non c'è niente da fare, un RGB. Ecco. Questa fa molto da... Ok, mi piace così. Stai bene, e mi raccomando, torna presto. Ha deciso di cambiare... qua possiamo derubarla. Grande. Li ho tagliati i capelli perché ho pensato, lui adesso ha passato il periodo in cui è entrato e ha bisogno di un taglio di capelli. Effettivamente questo ci sta bene. Però se devo essere sincero, mi piaceva più prima, adesso che lo vedo. Così non c'è compenetrazione per il poligonale, questo è vero. Però sapete che mi piaceva più quell'altro? Ora che lo vedo bene? Entra, entra, non essere timido. Mi piaceva più questo. Link eliminato. In che senso Link eliminato? Mi piaceva molto più questo. Ciao, oh, bello, buon lavoro. Sono deciso tra questo e questo. Tu, Lord, che cosa mi consigli? Mi dici? No, no. No, avevo voglia proprio di fargli un cambio di look. Per ora teniamolo così. Poi se è nel caso, diciamo che se decidiamo di nuovo di fargli i capelli lunghi, diciamo che la magia ha usato la magia per fargliela ricrescere. Allora, abbiamo scoperto una cosa, Lord. Abbiamo scoperto una cosa. Che la tizia che vedevamo all'inizio, la tizia che è stata ammessa al quinto anno, praticamente ha litigato col professor Ragaman a un certo punto perché, dopo aver sconfitto il guardiano questo, praticamente lei vedeva comunque il padre che continuava a soffrire per la perdita del figlio maschio, e non riusciva a riprendersi, quindi lei voleva utilizzare la sorta di la magia per cercare di alleviare il suo dolore, di trasfigurare il suo dolore. Però ovviamente il professore ha detto no, non farlo, perché non sa come potrebbe cambiare irrimediabilmente. Quindi poi si vede un'altra scena in cui lei, dopo anni, ritorna come professoressa di difesa contro le arti oscure. E poi il ricordo si interrompe lì. Ci siamo risvegliati, siamo tornati indietro, abbiamo parlato con il ritratto del professor Rockwood. Ci ha detto diverse cose, ha detto per ora dobbiamo interrompere la ricerca delle prove perché dobbiamo capire perché il Goblin possiede questa magia. Ci siamo... e adesso abbiamo nuove lezioni da fare. Abbiamo... il Goblin, questa per la storia principale. Dobbiamo frequentare la lezione di animali, scoprire che cosa vuole Gladwin Moon, il custode, che il custode ci insegna a Lomora. Infatti dopo questa è una cosa che andremo a fare. Poi abbiamo questa qua, che è quella che andremo a fare adesso per il prossimo potenziamento della scopa. E sicuramente i primi due sono lezioni che andremo assolutamente a fare, perché ci sbloccano anche gli animali Alomora e gli animali all'interno della cosa, come si chiama, della stanza delle necessità.
E poi abbiamo un incarico secondario con la professoressa Nai per imparare Descendo, ma per farlo dobbiamo sconfiggere un troll per le caccole di troll. Il problema è che non so dove trovare i troll. Vediamo se si vede nella nei collezionabili come nemici, dove poterli trovare. Ecco, troll di fiume, sequenza di detti, mantenere la distanza non basta, mettersi col troll arrabbiato dopo che il troll ha sbattuto con se stesso per via di sorpresa. Dobbiamo trovare dove ci sono, perché dove possiamo trovarli, perché non ho assolutamente idea. Adesso la scopa è più veloce perché abbiamo ottenuto il primo potenziamento. Dove sta l'altro tracciato? Sa che sta parecchio a sud, vicino a Irondale. Porca miseria. E dobbiamo viaggiare parecchio, eh? Va bene, andiamoci. Allora, per farlo faremo così, poi andremo... Ah, no! Abbiamo questo. Quindi andiamo qui, poi andiamo qua su, perché qua su ci sta una prova di Merlino e una cosa della magia oscura, della magia antica. Poi andremo a prendere questo e poi andremo qui a fare il tracciato. Poi torniamo e facciamo quella di coso. Però devo ammettere, ragazzi, se non mi piace i capelli, bene in un posto piccolo come me li cambio. Effettivamente è un po' così. Revelio! Ah, un'altra cosa di magia antica qui. Deve essere stato abbandonato molto tempo fa. E questi potenziano la magia antica. Possiamo fare? Ok, uno è qua. Revelio. Uno è qua. Vai, su. E l'altro dove cavolo sarà? L'altro dove sarà? Forse qua dietro? Confringo! Una caverna. Preparo. Revelio. Sembra che ci sia qualcosa qua sopra. Come cavolo lo posso... Faccio. Ah. Davvero okay. Intrigante. Ah, Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ok, e poi da qui. Fringo. Confringo. Arpa azzurra cosnato. Revelio. Devo vedere se riesco a trovare l'ultima cosa. Senti. Questo posto ha visto giorni migliori.
Confringo! Revelio! C'è una pagina qua. C'è una pagina. Ah, questa è. Centrino di pizzo. Questo centrino sia stato lasciato qui quando, come tributo a una amata elfa domestica, e sognava un giorno di poterlo indossare. Dove sarà l'altra? L'altra cosa di magia? Se devo. È meglio. Se mi faccio un bel giro dall'alto. Perché erano abbastanza distanti. L'uno dall'altro. E ne abbiamo trovato uno qua. Ok, caro. Eccolo qua. Se solo il professor Pig avesse potuto vederlo. Un punto talento? Ah sì, perché sono salito di livello. Ok. Questi. Ah, pensavo che mi dessero dei punti talenti aggiuntivi, invece non è così. Dobbiamo andare sulla mappa. Okay. Ah, ma siamo parecchio indietro rispetto a dove essere. Questo castello qua sopra. E qui, se non sbaglio, c'è anche una prova di Merlino. Qualcosa qui? Oh sì, che ci sta qualcosa. Oh, non c'è nessuno qui, tranquilli. Queste rocce hanno visto giorni migliori. Sì, sono stati commessi. Arresto un momento. Sei messo in mezzo tra noi. Difendo. Esperienza. Con Merlin. Non dovresti mischiarti. Cazzo sono. Confringo. L'agilità non ti manca, Levioso. Ripendo. Canaglia che non sei. Depulso. Che pappa molle. Gira voce. Arresto un momento. Confringo. Critico statale. Esperienza. Finite. Expelliarmi. Defindo. Confringo. No, no. Arresto un momento. Ti credo. Confringo. Un erumpent sarebbe più silenzioso. Ah, sì? No. È questo. Davvero? Difindo. Expelliarmi. Eppure, chi è che ti ha sconfitto l'Erumpent? Qui. Qua mi sa che l'Erumpent ti ha sconfitto, eh? Revelio! Infatti sono qua le prove di Merlino e le cose. Glacius! Non pensare di potermi fregare! Reddo pazzo! Depulso! Le due. Protego. Reggio. Glacius. Tu stai fermo là. Depulso. Levioso. Dove ce l'hai la testa? Reducto. Expelliarmus. E non ho ancora avuto. Protego. Tu stai ghiacciato. Reducto. Accio. Levioso. Depulso. Tu vai giù. Glacius. Ho detto che tu devi stare congelato. Difendo.
Allora, io credo che farò un cambio di incantesimi, perché mi sa che invece di mettere qua Arresto Momentum, qua ci metto Glacius, qua ci metto Arresto Momentum, no? E qua metto Accia. Ecco qua, perché sembra molto più Revenio efficace Glacius e Diffindo. Confringo. Che cos'è qua? Uno, due, tre. Ok. Sta qua. Revelio. Dentro c'è qualcosa. Da un po' distruggiamo tutto. Ah no, niente. Sono distruggendo tutto. Con l'altro dove sta? Ah, ma ce ne stanno altri due qua di nemici. Accio. Incendio. Confringo. Ah, ok, non posso accenderlo, peccato. Sarebbe stato figo poterlo accendere. Non so perché sarebbe stato figo, però. Qua si sale qua. Manca il terzo, però. Manca cercare di capire qual è il terzo. Dove sta il terzo? Sta più sopra. Così almeno... Che cazzo è? Ah, erano semplicemente dei ragnetti. Otto zampe sono decisamente troppe. Decisamente sì. Revelio. Questo? Vediamo un po'. Accio! Wingardium Leviosa! Oh. Ah, sì? Ah. Accio! Wingardium Leviosa! Hai capito? Quindi lui... Lui ha usato il Wingardium Leviosa senza che lo facessi. Basta che muovevo lo stick. Tipo questa cosa. Stanza delle necessità. Adesso c'è anche la prova di Merlino da fare. Oh. Ah, scendi più velocemente. Tutti i cazzo di giochi ce l'hanno. Lo possono fare. Revelio. Ok. Vediamo quale trucchetto hai escogitato questa volta, Merlino. Niente di che. Ma devo semplicemente... Revelio. Devo semplicemente distruggere tutti i cosi. Revelio. Era poi così complicato. No, questa era una cazzata. Questa era semplice. Ma devo controllare le sfide se ho sbloccato qualcosa. Per ora abbiamo fatto queste due. Adesso possiamo scendere verso giù a fare il tracciato. Questo volevo prenderlo. Revelio. Qualcosa lassù? Chissà chi ci viveva qui. Un'altra prova di Merlino? No.
alla piattaforma di atterraggio, ok. Sotto c'è qualcosa. Ah. Levioso. Defulso. Proteggo. Arresto un momento. Glacchi. Difendo. Oh. Confringo. Expelliarmus. Stupefito. Guarda un po', Glacius. Proteggo. Stupefito. Difendo. Allora, ho trovato una combo fighissima. Che creatura ripugnante. Ho trovato una combo fighissima. Se io faccio Glacius e poi Diffindo, mi sa che vengono fatti in pezzi. Confringo. Ok, qua mi serve per salire qua sopra. Revelio. Confringo. Logicamente ha un senso, sì, effettivamente sì. Ma dove cazzo c'è là? Però Revelio. Lì c'è un tesoro. È bello che abbiano che abbiano avuto così. Guarda che figata che ho scoperto. Wingardium Leviosa. E io non serve che uso il Wingardium Leviosa per sollevare in aria, anche qua se faccio il, se faccio accio. È automatica questa, l'uso di Wingardium Leviosa. Deve essere stato. Se provo a muovere lo stick in alto. Leviosa, taccio. Un po'. Revelio. Flipendo. Ci ho sperato. Come cazzo faccio a, a entrare qua dentro? Confringo. Non funziona. Ah sì, funziona, funziona. Adesso possiamo andare a fare il tracciato. Se non c'è salto sul cammino di importante. Allora, volevo prendere questa. Prima voglio andare a prendere questa. Oh, vediamo un po' sfide. Che cosa abbiamo. Combattimento, cosa abbiamo sbloccato? Scudo protego, ok. Qua invece resistenza argento dei goblin, non questo niente di che. Protezione e necromanzia. Copricapo d'argento. Esplorazione invece. Piattaforma atteggio, uniforme del capitano Kimbich, qua ne manca una, quindi dobbiamo assolutamente fare una prova di merlino. Questa invece 5 di palloni per fare, invece qua dobbiamo fare ancora 4. Ok, per aumentare il potere. Dobbiamo assolutamente trovare una prova di merlino per cosa c'è qua sotto. E soprattutto dobbiamo guardarci intorno per vedere se troviamo dei troll. Dobbiamo sconfiggere un troll per prendere le caccole. Lo so, fa schifo. Però me l'ha richiesto la professoressa. Questo obelisco. Revelio. Niente di che. È un obelisco. Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Che cosa c'è che non va? Si tratta dei goblin di Ranrok. Sono creature terribili.
Mi hanno teso un'imboscata. Sono sicuro. Nessuno è al sicuro. Mi dispiace. Avrei bisogno di qualcosa per proteggermi da loro qualora li rincontrassi. Della pozione Maxima andrebbe benissimo. Pozione Maxima? Non ne ho. Forse potrebbe tentare a Hogsmeade, oppure in uno dei borghi. E poi finire per essere rapinato dagli Ashwinder? Anche no, grazie. Mi dispiace, non ce l'ho. Se non mi aiuti tu, allora sfiderò la sorte. Come farò a evitare la banda di Rarok? Se non ce l'ho... Dai che me la posso inventare. Quindi lui è itinerante, è un mago itinerante. È un venditore itinerante. Vende qualcosa? Anzi, la venditrice Ciao. Itinerante. Non si vedono spesso studenti di Hogwarts qui durante l'anno scolastico? Priya Treadwell, al tuo servizio. Vendo articoli da viaggio per tutte le esigenze. Priya Treadwell? È imparentata con Nora Treadwell? Con Nora Treadwell? Sì, è mia moglie. È una storica geniale. Sai che sta indagando sulla vita e le opere di Merlino? L'ho conosciuta e mi ha fatto conoscere il suo lavoro. Ora anch'io ne faccio parte. Oh, magnifico! Allora anche tu avrai una mente brillante. Comunque... spero ti rivolgerai a me ogni volta che avrai bisogno di articoli da viaggio. È stato un piacere fare la tua conoscenza. Ah, sono contento di averla conosciuta, la moglie di quella tizia che ci ha introdotto alle prove di Merlino. Diamo un'occhiata. Cosa vendi? Cosa vendi? Scopa d'antiquariato. Forse una pozione Maxima gliela possiamo comprare, sia quello, dai. Non ne rimarrai deluso, hai la mia parola. Grazie mille per la visita. Andiamo io a consegnare la pozione Maxima perché mi faceva pena, dai. Magari mi dà qualcosa. Se mi dà solo la tua gratitudine, ti rapino io. I goblin non l'hanno ancora catturata? O ha trovato della pozione Maxima? Non ancora. Questo significa forse che hai cambiato idea? Ecco a lei. Ha ragione, il mondo non è per nulla sicuro in questo momento. Meglio prendere precauzioni. Ecco, la usi bene. Lo farò. Non avere dubbi. Non dovrò più temere la banda di Rarrok. E devo ringraziare te. Pozione di Siam, pozione di Giornante, pozione. Accetta questo dono come ricompensa. Il tuono. Allora conviene dargli una mano a questi scriteriati che mi chiedono aiuto. Io devo trovare un troll. Revelio. E mi serve una prova di Merlino. Che è qua una. Meglio indagare. Che sia una prova di Merlino. Sì. Ecco, questo è il classico tipo di prova di Merlino che ancora non ho capito. Revelio. Allora, ce ne sono tre di queste. Confringo. Glucky. No. Defindo. Expelliarmus. Arresto momentum. Lebioso. No. Accio. Depulso. No. Revelio. Cosa dovrò fare qua? Questo ancora non l'ho capito. Forse mi mancano le cose, le conoscenze, gli incantesimi. O forse no, non li ho provati tutti. Non li ho provati tutti. Allora, che mi manca da provare? Flipendo. Incendio. Defulso. No. Oh.
Allora, vediamo se ce n'è un'altra qui vicino. Madonna, quante attività ci sono da fare sulla mappa, raga. E qua sopra abbiamo una cosa. Qui c'è una missione secondaria. Ma io voglio trovare una prova di Merlino prima di tutto, perché... potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Cosa c'è qua? Ah, mi manca. Revelio! Ah, ok. Questa è una di quelle semplici. Perfetto. Cazzo è? Ah, era un... so riconoscere una prova di Merlino quando la vedo. E no. Revelio! Questo è semplice. Semplice, ma devo trovare i... eccoli là. Affascinante, davvero affascinante. Se solo avessi le energie. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Ok. Revelio! Oh. Minchia, qua è pieno di cose con Aleomora, raga. Pieno di lucchetti, dobbiamo assolutamente andarlo a fare. Devo vederla dall'alto. Dobbiamo trovare le sfere da rompere. Dai, che mi mancano solo, dovrebbero mancare. Eccole qua. Queste prove di Merlino non avranno la meglio su di me. Perfetto. Adesso così almeno possiamo sbloccare ulteriore spazio nell'inventario. Perfetto. Esplorazione. Ho sbloccato. Questa pure. Ricompensa di scattare. E... vediamo punti talento. Io voglio vedere se si faceva qualcosa con Glacius. Danni diretti all'impatto. Questo non sarebbe male, eh. Danni diretti all'impatto. Però voglio vedere se c'è qualcosa con Glacius. È questo qua. Bisogna dargli proveniente del bersaglio. Ok, andiamo a fare questa missione secondaria, perché mo mi trovo qui, la vedo e non e penso non posso non farla. Posso non fare una missione secondaria che mi trovo davanti agli occhi. Ma che cos'è? Un'altra davvero pagina? Intrigante. Revelio! Spilla con pietre graziose. Questa spilla meravigliosa raffigura un uccello magico. Di tipo nel chiaro, ma alcuni ritengono che rappresenti uccelli della druida irlandese di epoca medievale, Fiorna. Noti per addormentare i malati con il loro capo. Secondo me c'è qualcosa qua sopra. Noi siamo così fessi da fare i salti. Noi abbiamo la scopa, cazzo. Forse possiamo atterrare. No, che bastardi. Faccio un tentativo, ma
Che bastardi, non posso atterrare. Ecco, già iniziamo così. Già iniziamo così, ragazzi, sarà... Io odio questi jumping puzzle. Faccio l'ultimo tentativo, giusto perché per la gloria, che non ho niente. Ciao! Se no, è capace che sto a tre quarti d'ora a fare qualcosa e non mi va. Tu invece che problema c'hai? Che cosa ti affligge? Ti asciaga, dai. Condurre per forza qualcosa di grandioso. Mi scusi, signora, ha detto qualcosa? Sì, indubbiamente. Stavo di nuovo parlando da sola. Da quando mio marito non c'è più, mi ritrovo spesso a conversare con me. Madame Altea Tweedle, piacere di conoscere. Piacere di conoscere la Madame Tweedle. Sai, c'è una cosa che potrebbe interessarti. Voi giovani amate questo genere di cose? Era solito rovellarsi una misteriosa statua nell'imitare del borgo. Diceva che forse un rompicapo due tanti vasi. Ero particolarmente in forze e allungato la mia passeggiata mattina, mattando così nella statua. Adori rompicapi. Rompicapo arcaico. Fascinante. Sapevo che avrei solleticato la tua curiosità. Aspetta, ti rivela l'iscrizione circondano questo preciso rompicapo. Mio marito Greve era convinto che risolvere il rompicapo avrebbe creato qualche sfida magica. E stava a dedicarsi lui stesso alla risoluzione quando. Forse potresti dare uno. Mi piacerebbe sapere se ci sono dettagli che noti. Dov'è la statua? Dove posso trovare la statua? Non è lontana da Irondale. Andando verso la riva e in prossimità di alcune antiche romie. Non vorrei che fosse quella dell'arena. La gioventù. Però davvero riuscirà a risolvere il rompicapo? Non è per me, grazie. Grazie, la figura. Ciao. Manovra evasiva. Devo investigare sulla statua che ha citato Madame Tweedle. Così lontano? Oh, raga, il mare. Che spettacolo. Sembra proprio la statua menzionata da Madame Tweedle. Ah, ok, sì, l'arena. No. Questa ce la lasciamo per dopo. Andiamo a fare... avanzare con il potenziamento della scopa. Ci sono così tanti vasi qui intorno. Ma come te l'ha appena detto. E qua? Cos'è? E questa è la cosa bella di questo gioco. Sarà pericoloso esplorare quel posto. Arrivi e fai. E qua cosa c'è di nuovo? Era Diffindo. Non era Diffindo. Non Confringo. Era Confringo. Pare che è flipendo. Defuzzo. Era l'incantesimo. Confringo. Ah. Wingardium Leviosa. No, non è Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Non è neanche il resto momentum. Revelio. L'ho fatto quell'incantesimo, se non sbaglio. Però non ricordo quale cazzo fosse. Credo, credo di averlo fatto. Non è neanche Glacius. Non è flipendo. È l'ultimo che rimane, Expelliarmus, ma... Dipindo! Confringo! Glacius! Arresto momento! Oh, sta cazzo di visuale! No, evidentemente non l'abbiamo ancora... preso. Andiamo dai Melda così... Poi andiamo a imparare la Lomora, che è abbastanza importante. E poi andiamo a fare la lezione di creature magiche, così sblocchiamo gli animali magici. Quello voglio assolutamente farlo. Eccoci qua.
Il signor Wicks non mentiva sulla vista sulle montagne. Guarda chi c'è, il fulmine dei Grifondoro. Oddio, quanto mi sta sulle palle lei. Ciao, Imelda. Allora? Imelda si chiama, no Imelda, Imelda. E farai bene a partecipare. Hai cambiato idea? Allora hai cambiato idea su di me? Forse. Sei un gradino più in alto di quella marmaglia di buoni a nulla che mi sfidano di solito. Mentre loro se ne stanno seduti a sognare di essere i migliori, io mi alleno per ore. Brava, buon non applauso. Basta desiderare di battere un record per riuscirci. E ho bisogno di avversari forti per tenermi in forma. Vuoi tentare di battere il mio record di volo o no? Ci sto. Sono pronto a volare. Finalmente una sfida decente. In merda, Reyes. Ci sto facendo la mano. Ok, ho deciso tutto pur di romperti il culo. Di merda. Ora sì che ci siamo. No! Asci tua in merda, Reyes. Accettabile, direi. Non è accettabile per niente se mi batte. Odio le sfide di corsa in tutti i giochi. Ok, qua devo rimanere dritto. Qua devo salire. È lunga sta pista, eh? È bella, è divertente questo con la scopa. Di certo non è come quella con le classiche sfide con le macchine. Però 17. Ci sto facendo la mano. Prove. Sì, sicuramente lo batto, però volevo fare di meglio. No, è divertente. Beh, questa ovviamente in merda la battiamo abbastanza facilmente, eh? Signorina in merda. E va bene, sei migliorato, sì. E devo ammettere, è stata una gara fantastica. Oh. Chissà, forse dopo tutto c'è un fondo di verità nelle voci su di te. Mettiamola così. Qui, se hai qualcosa di diverso dagli altri, ti conviene cercare di non farti notare. Mi pare tu stia parlando per esperienza diretta. È così. E comunque non sei andato malissimo, lo ammetto. Tuttavia... Non avrai la stessa fortuna sul percorso della costa meridionale. Eia. Chi se l'è presa Hai male? Hai detto che la tua reputazione ha infastidito certa gente. Chi? Beh, se proprio vuoi saperlo, ho suscitato l'invidia di alcuni membri della mia stessa casa. Vabbè, però se lei si allena, io e Nerida ci Roberts sta. Passavamo ore e ore sulla scuola. Che brava, insomma. Giurammo che avremmo volato ogni giorno. Mentre la mia abilità aumentava e rapidamente, aggiungerei, Nerida cominciò a non avere più tempo per gli allenamenti. Ho provato a dare cazzi suoi. Ma lei non aveva il mio talento innato. E per questo non mi invidiava. Non te la tiri in merda! Poveretta. Adesso passa le giornate in riva al lago ossessionata dai maridi. Non sa neanche nuotare. Mi rifiuto di mortificare i miei talenti per non ferire i sentimenti altrui. Comunque... Devo andare ad approntare. Non ha tutti percorso. I torti, però. Ci vediamo dopo, se te la senti. Ha ragione da questo punto di vista. Perché dovrebbe mortificare il suo talento? Perché ha paura di ferire gli altri.
ha provato anche a dargli consigli, quindi non mi sembra proprio così cattiva. È solo satira un po' presto, troppo. No? È la serpe prossima. Verde, è il prototipo della serpe verde. Mi aspettavo che volessi riposare sugli allori. No, no, i merda. Ci vediamo alla prova della costa meridionale, se te la senti. Se te la senti. Per affrontare di nuovo questo percorso, vai al podio con la classifica. No, no, mi è bastato uno. È bastato uno, guarda, mi è bastata una volta, sta a posto. Io voglio andare adesso a fare la quest principale di per imparare Halo Mora. Ok, cosa abbiamo qua? Abbiamo qua. Questo è più debole. Questa invece? Questa possiamo equipaggiarla. Carina questa cosa. Però io voglio la mia cosa della casa. Assolutamente sì. La gara e verificare il tuo allora tempo. Adesso, visto abbiamo sbloccato pure una bella parte della mappa. Ah, ma si va pure qua dietro. Ok. È giganterrima la mappa. Sì. È gigante. Solo che non abbiamo trovato nessun troll. Non abbiamo provato nessun troll. Quindi io direi. Muove, ci facciamo fiume perché ci sono i troll di fiume e vediamo se riusciamo a ricordarci a trovare un troll perché mi serve per l'incantesimo, per imparare l'incantesimo. Un altro volo di gran successo, devo farlo sapere al signor Wix. Ah, è vero, dobbiamo tornare da Wix prima. Vediamo un po'. Palude marina, ci saranno Dugbog. Via poi lo faremo quando faremo esplorazione. Non chiedo tanto, chiedo un troll da affrontare come se ne avessi voglia, capito? Lì c'è sta un'altra cosa. La piattaforma d'atterraggio. Che cazzo eramo? Ok. Che cavolo potrebbe essere? Abbiamo seguito il fiume, ma mi sa che me ne sono perso il fiume. L'occhio della miniera. Non è una miniera, è una miniera. Ovviamente Halo Mora è molto importante, perché... Io ricordo di aver visto un troll la scorsa volta, ma non ricordo esattamente qual era la posizione. Qui c'è una prova di Merlino, ma per ora lo saltiamo. Altrimenti se mi metto a fare tutte le prove è capace che c'è domani, finimo. Di fiume. C'è un altro Dugbog. Se non sbaglio, era vicino a una zona. Mazza, è sempre di notte comunque, stiamo a giocare. Era vicino a una zona. Mi sa, però, era a nord sto giro. Perché avevamo fatto un. Accampamento. No, un accampamento. Sì, era un accampamento, non era un. Un borgo o altro.
Devo trovare un troll perché se no non posso imparare l'incantesimo. Posso imparare l'altro incantesimo. Serve un cazzo di troll. Solo che la guida pratica non mi dice dove trovare i troll. Devo andare, devo girare e avere culo. Devo girare e avere culo e nel frattempo noi ci guardiamo intorno. Ah. Scusami, signor Lupardo. Potenziato al telaio. Qual è il cazzo è il telaio? Al fiume. Magari seguendo il fiume abbiamo culo e incontreremo un troll. Perché ci sono i troll di fiume e i troll di... i troll di montagna. Poi penso ci siano anche altri tipi di troll, eh? Vediamo un po' se magari seguiamo questo, questa sorgente, vediamo dove ci porta. Magari si addentrano nella countryside. Siamo alla ricerca disperata di un troll. Perché mi servono le caccole di un troll. Sì, mi servono le caccole di un troll. Per fare... Per una quest. Per imparare un incantesimo. Mi servono le sue caccole. Forse qui nel... ma qua credo che ci siano solo Dagbog, ma devo vedere. No, non l'avevo sconfitto, ma sai che cos'è? Indagare. Non mi ricordo dove l'ho trovato, non mi ricordo la zona, perché purtroppo la guida pratica non ti dice dove ci potrebbe essere, dove potrebbe essere. Farei a cambio con lui neanche per tutto l'oro del mondo. E controlla. Allora, alla fine abbiamo trovato. Petrificus totalus. Vediamo un po'. Voglio combattere contro di lui. Però Revelio. Lontano dagli altri nemici. Ma ce ne sono due! Non mi vede! È vero, perché non sa... Perché sono sempre in... Petrificus totalus! Non sa dove sono! Adesso lo so! Lapis! Defindo! Confringo! Expelliarmus! Lasci tua. Pure a me. Arresto un momento. Levioso. Defunto. Faccio. Defunto. Expelliarmus. Glatus. Difendo. Protego. Stupefito.
fringo! Expelliarmus! Confringo! Arresto un momento! Leviosa! Oddio, sta arrivando un altro! No! Cazzo! Ne devo sconfiggere uno! Confringo! Che mancava solo quell'altro più potente! Vabbè, ma contro due cazzo di troll insieme! Confringo! Niente, contro due troll. Stavo tanto tranquillo, è arrivato pure quell'altro. Oh! Dove sarò mai? Arresto un momento. Confringo. Expelliarmus. Glatus. Difindo. Confringo. Difindo. Confringo. Allora, Confringo, difendo, Glatius, Expelliarmus. Ok, ci è mancato poco. Sì. Oh, finalmente! Dai! Vedete perché ne valeva la pena venire qua? Ammazza il marito a bordo. Oh, perfetto. Allora, innanzitutto andiamo ad Hogsmeade per parlare con il professor, con il tizio qua. Così almeno sblocca il passaggio successivo per prendere il secondo potenziamento della scopa. Poi torniamo a Hogwarts. A volte sembra Hogwarts. Che tutte le strade portino a Hogsmeade. Sì, davvero? Me l'hai detto 15.000 volte, lo so. E poi sblocchiamo la lezione per Alomora. Voglio sapere tutti i particolari. Il personaggio di Irondel. Signor Wicks, buone notizie. Grazie al suo potenziamento ho stabilito. Ottimo, sapevo che questa modifica aveva grandi potenzialità. Come ti è apparsa la scopa? È molto manovrabile. Ma diventa un po' stabile alle velocità più alte. Il manico oscilla un po' con le raffiche di vento. Ah, sì. Penso di sapere come risolvere il problema. Grazie, sono debitore. Se comporta un nuovo potenziamento, il piacere è tutto mio. Sembri tenerci quanto me a migliorare il volo su scopa. Assolutamente sì. È una gioia collaborare con una persona come te. Se ho ragione, come spero, potrò darti presto delle buone notizie. Ti ringrazio ancora. Davvero. Prego. Allora, adesso assolutamente ci sono due missioni principali che dobbiamo fare. Quelli così comunque facile. Non credo però. Allora, c'è una missione che dobbiamo fare. Innanzitutto facciamo la missione del custode Luna Storta. Dalla Luna Storta, perché ci sblocca Alomora. E poi voglio fare l'incarico della professoressa Unai. E poi così ci insegna Descendo. Anzi no, andiamo a fare l'incarico della professoressa Unai, che ci insegna Descendo. Poi il custode della Luna Storta, così abbiamo Alomora. E poi lezione di animali, così ci sblocca pure gli animali magici. Siamo ovviamente il teletrasporto per Hogwarts per fare la missione. Mappa di Hogwarts. Niente, sì.
Andiamo a fare questo perché così almeno impariamo un altro incantesimo. Viaggiare apre la mente. E così incontriamo e conosciamo la professoressa Onai, cioè la madre di Natti. Davvero ironico non aver previsto quanto mi sarei annoiato a chi di mezzo. Oh, oh, cazzo vai. Oh, facciamo la nostra lezione di divinazione. Che bella la madre di Natti. Lo guarda con molta sufficienza, tipo... Secondo me dovresti lasciar perdere. Cosa vedi? Il gramo! Il... Raga, vedo il gramo. La mano è demarcato per aiutare il a far pratica nell'arte della chiromanzia. In base all'angolazione a quale si legge, mostra una considerazione considerevole linea della vita, una probabile morte entro 2 settimane. Classico divinazione. Spero che gli incarichi siano stati abbastanza stimolanti per te. Mudiwa Onai, sotto la direzione del professor Black, è mio onore di qualità di vicino preside offrire la posizione di professoressa di divinazione della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Saremmo onorati di accogliere nel nostro prestigioso istituto. La prego di comunicarci il prima possibile la sua decisione al riguardo. Attendo con ansia la sua risposta. Mi cordiali saluti, Matilda Weasley. Professoressa, ho completato tutti gli incarichi. Molto bene. Anche se devo ammettere che avevo una sorta di presentimento. Davvero? Che li avresti portati a termine. Ora che, senza dubbio, avrai affinato la tua intuizione completando i miei incarichi, mi chiedevo, sapendo che la conoscenza del presente e persino del passato di tracce di ciò che verrà, possono rivelare tracce di ciò che verrà, cosa vedi nel tuo futuro? Vedo pericolo. Avverto una sensazione costante di pericolo imminente. Capisco. Questi presagi, lungi dall'essere una condanna, ci consentono di prepararci. E tu ti stai preparando, persino adesso. Ma parlare del domani non dovrebbe distrarci dal tuo successo presente. Per me non stai dicendo, informerò la nostra cara vicepreside, grazie, della tua prestazione. Almeno ci abbiamo un nuovo incantesimo adesso. E se ciò che ho appena visto è un'anticipazione del tuo futuro, di ciò che sarà, vedo grandi cose nel tuo... Canalizza la magia verso il bersaglio. Scendo. Ora dobbiamo vedere come utilizzarla discendo. Bene, ci sei. Ora, perché non provi il tuo nuovo incantesimo sul manichino? Assolutamente sì. Allora, io direi che qui, però resto momentum ci serve. Dove cazzo lo metto? Vediamo un po'. Vediamo invece di arresto momentum. Allora, se io qua mi tolgo di... Mi tolgo levioso e mi metto arresto momentum. No, dov'era? Allora, qua mi posso mettere arresto momentum sopra. Qui invece posso mettermi levioso sopra. E mi metto anche discendo qua. Perché io ho intenzione di fare questo. Io posso fare.
Descendo! Ottimo! Direi che ci sei. Soggetti verso il basso e sbatte a terra i nemici, provocando un'onda d'urto. Ecco, per questo. Lì. Accio! Descendo! Prima o poi dovrai smettere di esercitarti. Metti alla prova le tue nuove abilità fuori dall'aula. Riprendo. Scendo. È male, non è male. Ok, adesso abbiamo un nuovo incantesimo. Vorrei andare a fare la missione principale. Che è quella del custode. Vicino alla sala di accoglienza, eh. È vicino alla sala accoglienza perché così ci sblocca l'Omora e siamo tutti felici, possiamo iniziare a svaligiare l'intero mondo di Hogwarts e dintorni. Così finalmente saremo ricchi e non abbiamo più niente di cui preoccuparci. E ci compreremo un sacco di cose. Piazzone un Grifondoro, esattamente. Apri sta cazzo di porta. Apri sta cazzo di porta. Oh, sarà. C'è un mistero qua con Revelio. C'è un mistero qui da risolvere con i candelabri. Allora, incendio. Revelio. Incendio! Oh. Devo pensare a che cosa potrebbero. Una risorsa essere. Utile la tua guida. A me basta riuscire a dormire un po'. Raga, siamo qui! Dove viene cacciata la... la Kuman? Revelio! Levioso! Revelio! Dove viene cacciata la Kuman? Dove esce silente e ignora bellamente Harry. Ho visto un'altra delle cose di Dedalo. Salve di nuovo, signor Moon. Speravo proprio di rivederti, giovane amico. Gladwin Moon, custode di Hogwarts. Gladwin Moon, custode di Hogwarts, al tuo servizio. Per prima cosa, mi scuso se ti sono sembrato un po' instabile l'ultima volta che ci siamo visti. Avevo avuto un incontro sconvolgente. Anche se pare che la tua visita a Hogsmeade sia stata ancora più movimentata. Movimentata. Lui dovrebbe essere tipo Gazza. Non secondo mi aspettavo me. Un attacco da parte dei troll. Certo che no, e da ciò che so, al borgo sono stati fortunati che ti trovassi lì. A proposito, la mia recente visita a Hogsmeade è il motivo per cui speravo di incontrarti. Mi servirebbe il tuo aiuto con una cosa. Vedi quella strana statua laggiù?
Guarda cosa accade quando la luce cambia e il giorno diviene notte. Illumina. Ora, se non ti dispiace dedicarmi un attimo, vedi se riesci a togliere la luna dalla statua. Fatta. Strani congegni, non trovi? E pare che la statuetta svanisca una volta rimossa la luna. Il che, per inciso, si può fare solo di notte. Tienila tu quella per il momento. Ti spiegherò tutto strada facendo. Da quel fatidico giorno al villaggio, quelle strane statuette non fanno che apparire in giro per il castello. E ce ne sono parecchie sparse anche per Hogsmeade. Qualcuno sembra volermi tormentare. È impazzito. Vedi, quel giorno a Hogsmeade ho svoltato l'angolo e mi sono ritrovato faccia a faccia con un molliccio, o mutaforma, che dir si voglia. Che, come sai, prende le sembianze di ciò che ti spaventa di più. E questo si è trasformato in un demiguise. Un demiguise? Sì, una creatura orribile capace di vedere il futuro. Assolutamente inquietante. Ne ho incontrato uno da ragazzo, in Corea. Un'esperienza terribile. Ah, quindi lui è coreano. E le statuette raffigurano proprio i demiguys. Presumo che le lune invece siano uno scialbo riferimento al mio nome. Qualche bell'imbusto ha usato un molliccio per scoprire la mia più grande paura e usarla contro di me. Ho già qualche sospetto su chi possa essere il mascalzone o i mascalzoni. La mia speranza è che chiunque si tradisca. La mia speranza è che chiunque si tradisca da solo man mano che le statuette spariscono. Per questo ho bisogno che mi aiuti a farle sparire. Bene. Perché? Tu che mi dai in cambio? Per un paio di motivi, a dire la verità. L'audacia che ha dimostrato contro quel trollo ti ha fatto ottenere la nomea di senza paura, addirittura. Secondo, per quanto siano macabri e orrendi, molti dovrebbero giustificare la mia paura. Tu, tuttavia, hai visto che effetto mi fanno? Eh sì, l'ho visto. Non so più che fare. Non riesco proprio ad avvicinarmi a quelle... Statuette. In effetti, so che ce ne sono due qui, nella torre del corpo docente. Magari potresti iniziare a togliere quelle, così posso procedere con i miei lavori serali. Hai così paura di una statua? Sarei felice di aiutarla. Sarò felice di aiutarla, signor Moon. Sapevo di poter contare su di te. È un po' deboluccia questa quest, come spiegazione questa quest. Un incantesimo di disillusione, vero? Secondo me, sì. Ti conviene farlo se vuoi aggirarti per la torre di notte. Ma non è vero. Seconda cosa, troverai la porta chiusa. E come farai a entrare allora? Grazie, semplice, questo mi serviva. Amore. E il coprifuoco? Coprifuoco? Sciocchezze. Figurati. Mi sembri tale quale a me alla tua età. La scuola era il mio regno e io ne approfittavo. Ero il beniamino di tutti. Quelli sì che erano bei tempi. Anch'io sarei rimasto a lavorare a Hogwarts. Troverai una statuetta nel bagno dei prefetti e l'altra nell'infermeria. Perfetto. Buona fortuna. E non si poteva entrare lì finché non arrivammo a questo punto. Alomora. Alohomora. Usa LR per muovere le scintille e ruotare i quadranti fino ad attivare gli ingranaggi corrispondenti per aprire la serratura. Muovere le scintille e ruotare i quadranti fino ad arrivare agli ingranaggi. Devo capire come cazzo li devo allineare. Allora. Scarim time, davvero?
Si per aprire la serratura. Ma non è che ho molto ben capito che cosa devo fare, eh? Ho capito che devo ruotarli, ma come li devo ruotare? Ciao Fedi, buongiorno. Ruotale uno alla volta. Ho molto ben capito, ma penso che ben dovrò fatto. Fare prova. Sei dentro. Ricorda, usa un incantesimo di disillusione, così nessuno potrà vederti. Questa è un'area proibita del castello, dopo tutto. Alohomora. Allora, devo capire se devo sentire un suono particolare. Ah, ok, penso di aver capito. Penso di aver capito. Cara Mirabella, mia adorata Dotti, non fa altro chiedere di te. Forse posso convincere a fermarsi per un burrabino dove se dovessi decidere di venirti a noi. È passato così tanto tempo dall'ultima volta. Quando riuscirai a passare, potresti portarmi alcune delle tue piante, magari le tue più profumate? Da quando si sono attaccati, credono... un tiratore di calzini vecchi che ci credono a provare tutto, ma non riesco a coprire il fedore. Spero di averti aperto qualcuno senza piano. Aspetta, ma sono nella. Nell'appartamento della. Della Allium? Professoressa. Professoressa? Wow. Bello l'appartamento della professoressa, della mia professoressa preferita, Aka, my waifu. Watashi no waifu. Revelio. Ciao tesoro. E questo invece? Dove siamo? Professor Figo, ho ricevuto il suo più recente gufo. Mi scuso per il ritardo della mia risposta. Sto ancora ricevendo un'altra corrispondenza relativa alla non più recente introduzione della punizione anti-sugging del 15, che secondo la mia modesta opinione ha portato al gioco nell'epoca moderna. Francamente incredibile quanti spettatori non desiderano altro che vedere i portieri e 15 ridotti in polpette. Tornando al soggetto della sua recente missiva, il ministero desideriamo assicurare che prendiamo molto seriamente qualsiasi potenziale minaccia al mondo magico. Ho preso note delle sue preoccupazioni e tempo permettendo l'ufficio applicazione della legge sulla magia si assicurerà di indagare sulla questione, i tempi e nei modi concessi al loro già fitto programma. Apprezziamo molto le opinioni di stimati maghi come lei, le assicuriamo che abbiamo tutto sotto controllo.
Se lo desidera, posso chiedere alla mia segretaria di assicurare dei posti per lei e un ospite per la finale di Quidditch di quest'anno. Credo sarebbe deliziare nel vedere i risultati di un governo ben gestito ed efficiente. Un importante di saluti. Ok, ministro della magia. Revelio. Quindi questo è il coso del professor Fig. Hai capito? Quindi per sbloccare più livelli più alti di Alomora ci servono più statuette della luna. Interessante. Buona cazzata però. Sì, dovete andare in ricognizione senza farti scoprire. Bene. Revelio. Ma sarebbe stato comodo un mantello dell'invisibilità. Regio personale. I domestici di Hogwarts svolgono un lavoro eccezionale nel mantenere in ordine il castello. Raramente si trovano a preparare e condurre le loro mansioni quotidiane. Poi abbiamo qualche giorno fa una confezione in attesa di scoppiarelli magici è scoppiata dentro un cuscino, dietro un cuscino. Oltre a un'imprevista cacofonia, gli oggetti hanno prodotto il fumo blu che ha avvolto un povero elfo, provocando nelle orecchie di tutti i presenti un fastidioso tintinnio che è perdurato nell'intera giornata. Lo suppongo che il colpevole sia stato Pix. Vi prego di tenere d'occhio e fare attenzione, Marilla Weasley. Revelio. È una chiave di Dedalo lì. Cavolo. Alomora. Allora, credo di aver capito come funziona. Sì, ho capito, è una cazzata. Ok. Dove sono? Dove mi sono infilato? Mio caro Abraham, saresti felice di vedere che i bambini del vicinato hanno iniziato a giocare con Bill davanti alla finestra del tuo studio. Vedi che sono davvero incantevole. La donna era più giovane e non aveva compiuto. Così l'ho prestato alcune delle tue. Certo non ti avrebbe non ti sarebbe dispiaciuto. Spero che tutto vada bene al castello. Mi ha rincuorato a prendere che sei arrivato sano e salvo. Che faccenda terribile è quella del povero uomo del ministero. Il serve già a Quellasar. È una nuova leva della scuola, una vera tragedia. Scrivimi appena un momento, vedo di sentire nuove storie sui partecipanti al campo dell'evocatore. Mio caro, i tuoi studenti ti adoro per amore S. Revelio. Questi dovrebbero essere soldi dei leprecauni. Ma che professore è questo? Stanza di quale professore è? Non credo che sia Ronan. Che figata. Forse non ho visto niente tu. Tranquillo. Vai a guardare il muro. Allora. Ragno, quindi. Allora, ragno, vediamo da qua, è 8, quindi 8, 13, quindi su quello prendiamo 0, dobbiamo mettere 0, e su quello sotto, cioè 0 quindi il demiguys, quello sotto è 3, 2, no, è 2, 3, 2, 5... Quindi 9. Quindi dobbiamo mettere l'ultimo. Allora.
Non hai visto niente, tu non hai visto niente. Ah, vai a guardare i pinguini, vai a guardare i pinguini. Vai a guardare lì che è sicuramente... Guys. No, 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 no. Se scopro uno studente qui dentro, gli impartirò una punizione. E così ti piace andare in giro di nascosto? No, non mi piace andare in giro di nascosto, mortacci tua. Ma posso fargli il Petrificus Totalus? Posso fargli il Petrificus Totalus, secondo voi? Magari lo ammazza. Qua era il Demiguys. Sa se io posso fare Petrificus Totalus. Mi sto sbattendo letteralmente contro e non mi ha visto. Qui ci va l'ultimo. Che è? L'ultimo qual è? Tipo la pianticella. No, non sente le cose che si spostano, eh. Sei proprio rincoglionito. Io voglio il Demiguys. Che me l'hai cambiato? Ah? Ok, collezione aggiornata, leggi libri, perfetto. Penso che quella è tutta roba che possiamo evocare nella stanza delle necessità. Sì. Torna a guardare il muro, i palloncini. Vai, guarda i palloncini. Faccio. Okay. Sì, beh, è ancora presto. A Weasley! Lo dici ogni anno, Matilda. A Weasley! Dobbiamo fottere la Weasley! E non in quel senso, ragazzi, eh! Ma che sono le regole se continui a infrangerle? Veramente ho dato un livello operando il talento, quello che non mi può vedere nessuno. Guarda, e sono ancora più difficile da vedere. Meno male che abbiamo preso almeno un livello di quello. Vabbè, qua salire è facile, ma cazzo, la Weasley non è facile fregare la Weasley. Un prefetto va bene, ma questo a terra. Revelio, non c'è la Weasley? Ah, ci ho avuto sfortuna io prima. Ho avuto la sfortuna di incontrare la Weasley. Il basito, questa stare l'aria smarrita, noto come Boris il basito lascia perplessi gli studenti ormai da secoli, ma via e viene, si trova all'inizio alla fine del suo viaggio, forse non lo sapremo mai. Era quale stanza? Credo che quella stanza fosse Revelio. No, non poteva entrare, era
di livello 3 la serratura, quindi non posso aprirla. Qui c'è una tartaruga ingioiellata. Molti ritengono questo sia guscio di una fiamma granchio nativo delle Fiji. Tuttavia, il meglio il formaggio giorno si tratta di un guscio di tartaruga con gioielli incastonati, realizzato da un mago pazzo vicino a Versailles. Nel castello di costui fu invaso dagli snasi. Il guscio luccicante fu portato via, scoperto anni dopo da un professore di una corsa in vacanza alle Ardenne. Ah, ce la faremo a fine sta missione, su. Almeno prima della chiusura, su. Andiamo, andiamo. Le chiuso. Allora. Revelio. Scitua. Niente, Avada Kedavra. Non posso lanciare Avada Kedavra in faccia per scappare. Peccato che non posso stordirli, non posso... Capito? Non posso lanciare chissà che cosa, però li devo... Devo mandare a cercare tartufi. Esatto. Quella sarebbe dovuta essere la mia reazione. Devo trovare la stanza giusta. Da sopra. Ciao caro. Ora. Revelio. Bravo, piano di sopra, vai. Questo deve essere il bagno dei prefetti. Ah, è facilissimo da fare. Facilissimo, pensavo fosse più complicato. Oh, il bagno dei prefetti! Stiamo preparando una rivolta. Ascidua. Ci stanno i prefetti, giustamente, nel bagno. Spero permettesse le bacchette ai goblin. Se uno di quei goblin osa avvicinarsi a me, li faccio girare in campo. Non ho paura di una loro goblin. Ho nella... Revelio. Alomora. Allora, vediamo un po' se... Skyrim time. Che troviamo qua dentro? Soldi! No. Andate a vedere laggiù. Certi studenti non hanno proprio ritegno. Credono di poter andare dappertutto senza essere stati invitati. Porca troia. Non è facile, eh? Però mi sa che una me l'ha segnata comunque. Però devo trovare l'altra. È vero, hai ragione pure tu. Ah, poi più che altro ho lanciato la magia contro di me praticamente. Perché l'ha lanciata sul tubo della... della cosa. Che maledetti. Allora. Adesso tu vai qua. Perché non vai là? Bravo. Vai a vedere su cosa c'è sotto. Non salire al piano di sopra.
Ok, grazie, grazie mille, caro. Di nuovo. Gioca Assassin's Creed, porca troia. Vai, vai a vedere lì. Vai a vedere i muri. Io ti vado dietro. Catroia. Lanciatemi una vada che d'avra, ragazzi. Porca troia. Una vada a fanculo. Si riprendono subito. Forse devo lanciare un cazzo di... ma ci ho provato, ma non... sembra che ci sia un raggio in cui loro vengono attirati. Cioè, ci sta una cosa. Siccome io ho cercato di mandarlo più lontano, però non me lo faceva far mandare più lontano, porca troia. Comunque che sfiga, prima qua ho incontrato la Weasley e il professore di pozioni, porca troia. Come se avessi incontrato... che ne so, Piton e la McGranit, la McGonagall. Maledetta. Possiamo fare a finire sta cazzo di missione? Quello sta là. Vedi, io lo mando, io lo attiro da quella direzione. Non è salito, vedi, non è stato attirato? Oh, oh. Forse è buggato lui. Che va. Si è buggato. Mi prego, clippate, ragazzi. Non so dove andare. Se su o giù. Giù o su. Dove vai? Vado su o vado giù? Vado su o vado giù? Non so dove andare, raga. Vi prego, fate una clip, raga. Non può né scendere né salire. Aspetta che mo' lo metto. Adesso non posso né scendere né salire. Né scendere né salire. Né scendere e né salire. Rimango qua. Clippatelo, ragazzi, per favore. Ma il problema è che lui deve scendere in qualche modo. Ma si è bloccato? O non sa proprio dove cazzo andare? Oh 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 no, mo lo sa che deve scendere. Ma che pacca che è? Ma si può sapere che cazzo devi fare? E niente, ha deciso che doveva andare comunque al piano di sopra. Affanculo. Io mo ce devo salire, mo devo stare attento pure a questo. Vai là. Allora siete proprio stronzi, eh? È proprio stronzi, è stronzi forte. Vai là, guarda lì. Oh, bravo. Però devo sbrigarmi perché se... un muro. Che bello il muro. E ora che convinto. La mia tentacola velenosa non abbia fatto finire nessuno studente in infermeria. Al momento no, ma ci sono molti altri perigli e sinistri che li fanno finire da me. Mamma mia. L'infermeria! Avevo deciso di scommettere qualcosa. Sono spaventati. Ma professoressa, non vorrei mai deluderla.
sentire qualcosa. Andate a vedere. Mi sbagliavo. Comunque nutrivo altissime speranze per Tasso Rosso. Sì, ma che vuoi levare dal cazzo, professoressa, comunque? Palla. No! No! Vediamo se riesco a dribblarle. Oh, ci presterò più attenzione. Sono riuscito a dribblarle. In modo impeccabile, ragazzi. Vediamo se c'è sta. Ah, è lì devi andare. Oh, vedete come si muove un Grifondoro. I Grifondoro sono fatti per distruggere, per andare contro le... Sappiamo tutti. Parto sta missione. Ah, vai a controllare il muro, Fritz. Ah. Torneremo per te, mia amica chiave di Dedalo. L'abbiamo fatta. Professore, adesso come minimo mi devi dare dei soldi. Ho le lune che mi ha chiesto. Ah, non temi nulla, proprio come speravo. Ottimo inizio. Se riusciremo ad averne altre, potremmo capire chi si cela dietro tutto questo. Sono curioso. Inizialmente ho sospettato di Pix. Con i suoi scherzi ha portato il precedente custode, Rancorus Carp, al pensionamento anticipato. Si chiamava Rancorus, raga. Ma non spiegherebbe affatto il molliccio Hogsmeade, no? No. Sono deciso a scoprire con il tuo aiuto chi è che mi tormenta. Davvero intrigante. Sono proprio curioso di riuscire a capire chi è che li fastidisce. Tu sì che conosci la gentilezza e la sete di conoscenza. Ho qualcosa da offrirti in cambio del tuo aiuto. Soldi. Ora ricorda, le lune sono recuperabili solo di notte, quindi ti incoraggio a utilizzare un incantesimo di disillusione, qualora sia necessario. Mettila pure su Discord, caro. Che cosa mi darà in cambio? Ha parlato di offrirmi qualcosa in cambio del mio aiuto. Sì, quando mi avrai portato un numero sufficiente di lune, ti mostrerò le forme più potenti di Alomora. Non tutte le serrature sono facili come quella della torre del corpo docente. Ah, ok. Ah, puoi mettere il Ho link capito. Da... Terrò gli occhi aperti. Lo apprezzo molto. Link di coso? Sapevo che eri la persona giusta per questo lavoro. Continua così e risolveremo il mistero. Adesso voglio andare a fare, visto che abbiamo poco tempo, però voglio fare la lezione di animali. In modo da... Avremmo potuto finirlo ore fa. Voglio fare però delle creature magiche. Si è iniziata l'uomo dietro le lune? L'uomo dietro le lune? Ah sì, è quella delle statuette. Ah, se ne porto 9 sblocca 2 e 3. Conviene girare bene e cercarne. Una so che è nello studio di Fig. Questa è l'ultima missione per oggi. Benvenuti a tutti. Vedo che avete già conosciuto alcuni degli animali che studieremo nelle nostre lezioni. Con questa non vedevo l'ora di farla. Non commettete l'errore di prenderli sotto gamba. Ognuno di essi può essere pericoloso, soprattutto se non si sa come gestirlo nel modo giusto.
Sembra che molti di voi siano fuori allenamento. Dedichiamo un po' di tempo a ripassare le basi della cura degli animali, va bene? Va benissimo. Signorina Sweeting, potresti aiutare il nostro nuovo arrivo con la lezione di oggi? Sì, professoressa. Ah, la tazza rossa. Ciao, io sono Poppy. Poppy Sweeting. Non preoccuparti per quello che ha detto. La professoressa Owen esagera. Gli animali che studiamo sono inoffensivi. Signorina Sweeting, attenzione, per favore. La lingua di un puffskin è sfuggente come un'anguilla. Sì, professoressa. Voglio uno anch'io. Ecco, esercitati su Gerald. Ma occhio alla sua lingua. Quanto cazzo è carino. Puoi usare la mia spazzola. Devi solo essere gentile. Oh, e pensa a cose belle. Mi piace pensare che arricchisca la sua esperienza. Sposati incantesimi. Ok. Siamo qui dove sta. Perfetto, grazie, caro. Praticamente sono i Pokémon, sono dei cazzo di Pokémon. Sono sicura che si sente molto meglio. Ma che devo fare? Devo preparare credo i panini pure? Fame. Ti dispiacerebbe dargli un segna po' di mangime? Segna il mangime, altro sette incantesimi. Ok. Che sapore pensi che abbiano le crocchette per Gerald? Non ne ho la più pallida idea, non voglio sapere. Che siano dolci. Direi proprio che Gerald ti ha preso in simpatia. Quanto cavolo è bello Gerald. Ne sono felice. Sembra molto simpatico. Lo è. La gentilezza è una delle sue doti migliori. Subito dopo l'ambizione e la pulizia. Ottimo lavoro, bravi. Ora andiamo ai recinti per selezionare un altro animale. Che carini. Mi raccomando, fate attenzione quando li nutrite e spazzolate. Assolutamente sì. Sweeting, puoi mostrare al nuovo arrivo il recinto dei Knisol in fondo? Sarebbe stata una delle mie lezioni preferite, una delle mie materie preferite. Knisol, sembrano delle linci. Quindi sono felini, mi piacciono. Oh, con un paio di baffi di Knisol posso tirare su qualche zellino. Così poi ci compro qualcosa da Mielandia. Quanto è bello! Stupida bestia! Come osi! Per Merlino, cosa stai facendo? Ah, la solita Poppy. Ti preoccupi per un roditore inutile. Non è un roditore. Il suo nome è Persefone. Il suo nome è Persefone. Non fa affatto ridere. Mi sta sulle palle questo. Pure un altro serpeverde mi sta sulle palle. Andiamo. È carino, non mi toccate niente. Quei due non dovrebbero essere qui. Sono dei futuri bracconieri. Quei due dovrebbero morire. Smascherati subito. Grazie per l'aiuto. Ora continuiamo. Nutri e spazzola i Knisol come hai fatto con Gerald. Prima gli diamo un po' di nutrimento. Ah, mi sa che devo farla tutte e tre. Mo state mangiando, quindi mo assegno questa. I Knisol ti hanno preso in simpatia. Sanno riconoscere una brava persona quando la vedono. Quanto è bello, è divertentissima sta cosa. Pare che il nostro tempo insieme sia finito. Vi prego di chiudere i recinti e uscire. Oh, professoressa, dov'è stavo il continuare. Nuovo studente? Eccomi. Ah, eccoti qui. Vorrei parlarti, se non ti dispiace. Ah, parla pure, professoressa. Salve, professoressa. Voleva parlarmi? Sì. Come ti è sembrata la tua prima lezione di animali? Adorata. Sono divertito. È stata bellissima. Credo che mi divertirò molto in questo corso. Ottimo. Sembri aver capito che gli animali possono svolgere un ruolo cruciale nelle nostre vite, sì. Una volta domati. Alcuni possono perfino fornire materiali magici, se adeguatamente accuditi. Io voglio accuditi. Uno snaso, assolutamente. E questo non include la tortura.
A proposito, grazie per aver difeso quel Knisol, ma la prossima volta lascia che me ne occupi. Bene, professoressa. Sì, professoressa. Mi piacerebbe seguire questo corso. Sono quasi peggio del branco dei bracconieri di Rookwood. E purtroppo siamo noi a soffrirne. A ritrovare degli animali morti. Che terribile spreco di risorse. I bracconieri saranno assicurati alla giustizia, vero? Ci penserà il ministero, spero. Sei molto ottimista. Ora penso alle lezioni di difesa di alcune delle creature magiche. La professoressa di Hagrid, mi però ha chiesto di preparare degli incarichi che ti aiutino a metterti in pari con i tuoi compagni. Ti manderò presto un gufo. Mille, professoressa. Ti consiglio vivamente di studiare quanti più animali possibili appena hai del tempo libero. Ehi? Ehi, da questa parte, vieni. Avevi bisogno, Poppy? Volevo ringraziarti di nuovo per aver parlato con quei bruti. Tranquilla, Poppy. Mi sta troppo sei simpatica come un lei. Nel deserto a mezzogiorno. Spero che il tuo sia un complimento. Sì, è una frase che diciamo io e mia nonna quando qualcosa o qualcuno ci sorprende piacevolmente. Almeno questo è il significato che le diamo. Non potevo sopportare che maltrattassero quella creatura. La pensiamo in modo simile. Anzi, a questo proposito, c'è qualcuno che vorrei farti conoscere. Nella foresta. Un drago. Interessante. Mi ha incuriosito. Molto bene, fai strada. È quello che speravo. Dai, dai. Siamo Poppy, fammi vedere dove dobbiamo andare. Non ci porterei il primo che capita. Anzi, tu sei la prima persona a cui lo mostro. Quanto sei carina. Sul serio? Beh, grazie, credo. Come dicevo, la pensiamo in modo simile. È una sorpresa piacevole. Ti farai vedere è la tua Knizel. Non è vero. Poppy, dove mi stai portando? Sarà molto meglio se te lo mostro, credimi. Manca poco, non preoccuparti. Sì, manca poco anche a me, quindi Poppy, sbrigati. Poco più avanti, dove, dove? Rimani lì. Secondo me è un ippogrifo. E infatti, lo immaginavo. Quanto sono belli gli ippogrifi. Gli ippopotami. Alla forte. Ti presento alla forte. Non trovi anche tu che sia meravigliosa? Su, forza, fatti conoscere. Ma attenzione. Devi mostrare il dovuto rispetto. Questa è assolutamente una coccola alla lezione di cura delle creature magiche di Harry Potter, quella dove conosce Fiero Becco. Assolutamente è così. Che ti spiega, che ti farti rivivere quel momento, farti vivere a te quel momento. Oh, si è inchinata, quindi non mi ammazza. Quanto è bella però. Lo sapevo, non ho mai visto un ippogrifo affezionarsi tanto rapidamente a qualcuno. Puoi spazzolarla e darle da mangiare, se vuoi. Ogni tanto vengo. Le porto delle sfoglie ripiene e le racconto cosa succede al castello. A guardarla non lo diresti mai, ma è una curiosona. Va bene, Hype. Ho appena fatto la lezione di cura delle creature magiche e sono innamorato perso di questa cosa. Abbiamo appena incontrato un ippogrifo, abbiamo scoperto che fondamentalmente questa è una coccola ai fan della saga per farti vivere proprio il momento in cui tu incontri un ippogrifo. Quindi ti devi inchinare, poi la puoi coccolare, la puoi spazzolare. È dolcissima. Poi lei allora, è dolcissima. Che ne pensi di Alaforte? È davvero fantastica, grazie per avermela presentata. Se fosse stato il mio personaggio, sapevo che voi due sareste. Lei, Poppy, sarebbe stata la mia migliore amica, ne sono sicuro al mille per mille. Potrei volare sulla foresta proibita. Forse. Lo sai che quando ti guadagni la fiducia di un ippogrifo. Mi piace proprio lei come personaggio. Al primo sguardo. Esattamente come vi siete incontrate, tu e Alaforte? È una lunga storia, ma per farla breve, qualche anno fa l'ho salvata da alcuni bracconieri. È dolcissima, ama gli animali. Avrai notato che i bracconieri stanno diventando un bel problema qui.
Ho paura che possano catturarla di nuovo e stavolta potrei non riuscire a salvarla. Anche la professoressa Howin ha accennato a dei bracconieri. Dalle sue parole sembra non si possa contare sull'aiuto del ministero. Raramente sono d'accordo con la professoressa Howin, ma su questo ha ragione. L'influenza dei bracconieri cresce sempre di più. Li vedo tranquilla, girarsi li ammazzo ogni giorno tutti. Per il villaggio o parlare con la gente. Stanno tramando qualcosa. Infatti le sue quest le voglio fare tutte le quest. Quelle secondarie, soprattutto dei personaggi. No, non sono innamorato, è diverso. È proprio un personaggio che mi mette tranquillità e calma. Mi mette proprio calma, mi mette proprio... Mi piace come l'hanno caratterizzato. È dolcissima. E quindi sarebbe proprio una mia carissima amica. Perché gli altri mi piacciono, sia Sebastian che Natti. Però lei mi piace di più. Non lo so, forse per il fatto che ama gli animali, queste cose qua. Sembra sospetto anche in a me. È un po' strano. Sembra quasi che stiano architettando qualcosa. Esatto. Voglio indagare un po', scoprire cosa sta succedendo, cosa stanno facendo. So io. Meglio indagare. Credo sia un'ottima idea. Sapere è potere. E più riuscirò a scoprire, più potrò tenere alla forte e al sicuro. Mi sembri molto determinata. Se scopri qualcosa, fammi sapere. Va bene, contaci. Ora è meglio che vada, ma ci vediamo presto, spero. È pure innamorata di me. Lei è innamorata di me. Oh, ok. Adesso non mi ha sbloccato gli animali, perché gli animali si possono... Forse se... Vediamo un po'. E lì abbiamo il goblin. Poi vabbè, abbiamo un sacco di cose ancora qua da fare. L'uomo dietro le lune. Questo voglio cercare magari domani mattina, ragazzi. Voglio fare questo. Voglio mettermi a cercare un po' di cose, così sblocchiamo Alomora. Sì, vabbè, ma anche il mio personaggio è minorenne, nel senso, se per questo si parla esclusivamente del gioco, raga. Non detesto vedere abbattere una creatura così. Ma i troll dovrebbero... Scusa, ho preso solo una mano. Quindi lei ama anche i troll. Ah, voglio vedere se succede qualcosa se noi andiamo nella... Esatto. Andiamo nella... Andassimo nella stanza delle necessità. Anche perché dobbiamo andare... Dobbiamo andare perché ci abbiamo delle cose da evidenziare. Da identificare. Completo di Islands, Smeraldo, Giaccone. Vediamo un po'. Equipaggiamento. Ah, mi sa che erano tutti completi. Tutti. Vediamo un po' se... Interagisci? Se fa qualcosa. Chiederti di cambiare l'atmosfera. Ancora della no. Stanza. Quindi no, certo. Ancora no. Che aspetto generale desideri ottenere? Vorrei una stanza che sembri immersa in un paesaggio naturale. Bellissimo. Un po' di luce, sinceramente. Allora, e la ma gioca sempre di notte, praticamente. Vediamo un po' qua, le pozioni generici, tanto foglie di malva. Vediamo un po'. Svuota vaso. In realtà potremmo mettere un altro tavolo, ragazzi, eh. Revelio. Però lo facciamo nella prossima puntata, ragazzi. Ci fermiamo qua per oggi, perché è arrivato l'ora del pranzo. È arrivato l'ora soprattutto di prepararsi per il lavoro di oggi, che sarà una giornata meravigliosamente di merda. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito. Vi ringrazio per avermi seguito. Grazie mille per tutto, per essere sempre qui con me, ragazzi. Assolutamente cercherò di
portare molti più contenuti. Adesso ci stiamo concentrando tanto su Hogwarts Legacy, soprattutto perché è un gioco tanto grande, e poi con il tempo arriveranno altri contenuti anche sul canale, su questo e sul canale YouTube, raga. Devo solo avere il tempo di organizzarmi tutto, perché ho in ballo tantissime cose qua a livello di vita, proprio di vita, però arriveranno anche quelle. Soprattutto uno dei primi cambiamenti sarà il cambio di microfono, che arriverà a fine mese, non vedo l'ora, sperando che Amazon prima o poi lo spedisca, perché purtroppo arriverà entro dal 22 al 27. Iniziamo con quello, poi piano piano passeremo a fare anche tanto altro. Soprattutto anche con te, Hype, magari con Hype, col professore, possiamo parlare e fare, organizzare qualcosa insieme, magari qualche serata, magari serata Gartic Phone, serata dialogo, serata racconto, oppure parlare proprio anche di Hogwarts Legacy stesso, di come si è evoluta la storia. Sicuramente al termine di Hogwarts Legacy voglio assolutamente fare una serata, dedicare una live just chatting per parlarne, perché sicuramente ne ho tantissimo da dire. Però quello che posso dirvi, ragazzi, che è un titolo che vale assolutamente i soldi spesi, è divertente, cambia sempre, e il fatto che sia progressivo, il gameplay sia progressivo eccetera eccetera, lo rende ancora più godibile, perché tu non è che hai tutto subito nelle prime ore di gioco e poi tu ti puoi portare tutto al massimo, ma no, tu devi evolverti, si evolve. Per esempio Alomora, noi siamo a 20 ore di gioco, l'abbiamo sbloccato adesso, quindi adesso noi possiamo girare, sbloccare eccetera eccetera. Oppure per esempio gli animali ancora non li abbiamo sbloccati, poi lì sarà tutta un'altra cosa, perché possiamo prenderci cura degli animali nella stanza delle necessità. La stanza delle necessità stessa già era una missione comunque un po' tarda a livello di gameplay, anche se noi effettivamente siamo saliti di livello abbastanza in fretta, perché comunque era, cioè, quella missione abbiamo appena fatto, il livello richiesto era livello 13, siamo livello 25, un altro po', anzi no, siamo livello 25, quindi c'è una bella progressione. Forse secondo me la progressione dei livelli è un po' troppo veloce, ma vediamo anche adesso da qui fino al livello massimo, che è 40, quanto ci metteremo a salire, ma secondo me. E soprattutto dobbiamo vedere se imparare gli incantesimi oscuri, perché sto pensando, il mio personaggio imparerebbe gli incantesimi oscuri? Vedremo. Io sono tentatissimo di imparare gli incantesimi oscuri, anche perché non ci sono conseguenze, ma io so che in un qualche modo ci sarà un impatto, ma non so come ci sarà un impatto. Però non lo so se lo farò. Vedremo un po' se da come decidiamo di giocare il nostro personaggio. Io ho deciso di giocare il nostro personaggio, ovviamente. Io ho deciso di giocare un personaggio buono, o meglio, un personaggio che è arrivato a Hogwarts al quinto anno, ha preso tutta questa cosa, questo mondo, sta apprendendo, cercando di capire il più possibile, ed è assolutamente estasiato da questo mondo. Non voglio fare un personaggio di oscurità, morte, no. Voglio fare un personaggio, il classico, come sarei io a Hogwarts, perché io a Hogwarts odierei le arti oscure e assolutamente cercherei di circondarmi con persone come Poppy o Natsai, e forse ogni tanto anche come Garrett Weasley, ma non lo so neanche tanto. Però più che altro cercherei personaggi come Poppy, come Natsai, anche Sebastian mi piace, oppure anche Ignotus volendo. Ci sono anche tanti altri personaggi che ho incontrato anche di sfuggita. Per esempio, sarei diventato amica di quell'altra ragazza di Grifondoro bionda con i ricciolini. Io vorrei comportarmi come se davvero io fossi il personaggio e fossi a Hogwarts, capito? Quindi è una sorta di meta GDR, perché non stiamo interpretando un personaggio, stiamo interpretando noi, ma noi interpretiamo un personaggio in un certo senso all'interno del castello. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per tutto, noi rimanete per ancora un pochino per il ride giornaliero, che andiamo un po' andiamo a farlo. C'è il caro Wit che sta portando anche lui Hogwarts Legacy, poi c'è, no aspetta, oggi lo devo fare a 2D pixel,
A Wither l'ho fatto la scorsa volta, ma in 2D pixel me lo fanno sempre, ma non glielo riesco mai a fare perché se ne vanno sempre prima del che io riesca a farli il ride, insomma. Quindi oggi voglio farlo a loro. Stanno facendo già... Ah no, stanno chiudendo. Se no chi abbiamo? Possiamo fare il ride. Abbiamo appunto Wiff. Andiamo da lui. Oh, anch'io caro. Non vedo l'ora. Ti aspetto qui, calcola. Ti aspetto tantissimo, fortissimo. Ciao, bello. Ciao, Fedi. Nostro signore oscuro. Allora, aspetta. Wiff. Andiamo da mio caro Wiff. Ragazzi, io vi auguro una splendida giornata, un ottimo pranzo, divertitevi perché oggi morirò, ma noi domani saremo sempre qui alle 11 per continuare la nostra avventura su Hogwarts Legacy. Domani secondo me ci saranno un sacco di cose da fare, quindi mi raccomando non perdetevi, alle 11 mettetevi la sveglia, mettetevi quello che vi pare, io vi aspetto ragazzi. Ci vediamo domani, si parte.